Francesco D'Amato di Crionet. Innanzitutto, cos'è Crionet? Crionet è una società informatica che lavora soprattutto nel mondo dello sport, soprattutto nel tennis ma anche in altri sport. Ci occupiamo di servizi informatici legati al mondo dello sport. In particolare in questo torneo che servizi offrite? In questo torneo gestiamo e raccogliamo i dati che arrivano dai computer degli arbitri sulle sedie e li trasferiamo ai server dell'ATP per divulgare il live scoring del torneo. Come avviene dal punto di vista tecnico, così sommariamente, perché ovviamente è complessa un po' la cosa, immagino. Certo, ogni computer, ogni tablet che è sulle sedie degli arbitri quando si giocano le partite manda il punteggio, manda tutti i punteggi in un'unica rete che creiamo quando arriviamo sul posto e da questa rete questi dati arrivano ad un computer che è nel nostro ufficio, che fa da server, e poi questo computer sputa verso il mondo questi dati e li manda a dei server che l'ATP ci comunica. Sono dei server protetti dove questi dati, queste comunicazioni arrivano. E poi il pubblico può usufruire anche di questo servizio, nel senso che una volta c'era la persona che cambiava il tabellone a mano del punteggio, invece adesso sostanzialmente tutto automatico, l'arbitro clicca sul 15 e automaticamente appare il risultato, poi alla fine addirittura anche un po' di statistiche. Sì, tutto questo è possibile perché la rete locale su cui viaggiano questi dati permette il trasferimento di questi dati anche ai tabelloni elettronici che l'azienda per cui lavoro fornisce ai tornei in cui lavoriamo, e così abbiamo la possibilità di sfruttare questi dati e farli visualizzare appunto sui tabelloni elettronici, sui display per la misurazione della velocità del servizio e anche una serie di statistiche legate all'incontro che si è appena concluso, che appaiono in tempo reale sui nostri tabelloni elettronici nel momento stesso in cui la partita finisce.